È durissima! Però che posto! Là c'è un rudere. Venerdì 14 giugno, quarto giorno di questo suo incredibile di Sardegna. Nonostante questo giorno abbia meno chilometri rispetto ai precedenti, ci saranno dei punti particolarmente difficili che sarà molto complicato dimenticarsi. Spoiler, questa sarà la prima giornata, nonché unica, in cui non effettuerò tagli sul percorso. In programma quel giorno c'era anche l'abbandono di quell'hotel, perché la sera di quel venerdì avremmo dormito in tenda di fronte ad un monastero. Dalla campagna di Arborea il tragitto ci porta in un bosco con dei tratti in cui sembra di essere su un sentiero talmente stretto che ci sono le fronde degli alberi o dei rovi che mi colpiscono direttamente o sul petto o sulle braccia. Alcuni proprio ti lacerano la pelle. Dopodiché questo sentiero inizia ad avere una serie di piccoli guadi da attraversare. Il timore non è quello di far cadere la moto in acqua, anche perché i piccoli ruscelletti che si formavano erano profondi poche unità di centimetri. Lì il problema era che quei guadi avevano continuamente dei sassi tutti smossi, tutti anche abbastanza appuntiti, e quindi era complicato capire da che parte passare. Proprio nell'ultimo, e lì veramente bisogna avere una sfortuna, proprio nell'ultimo lo faccio male, lo prendo male, lo supero, ma ahimè scelgo male la traiettoria finale, scelgo male il punto in cui fermarmi dopo il guado. Provo a mettere giù il piede, non trovo l'appoggio e la moto cade, io rotolo, proprio faccio una capriola all'indietro. E quando mi rialzo mi sento come se fossi una bambina che fa le capriole nel prato e inizio a ridere pensando a quanto imbarazzante deve essere stata vedere una scena del genere. E rido tantissimo, cioè ritirando sulla moto continuo a ridere, riprendendo la moto continuo a ridere, facendo altri chilometri continuo a ridere, è una cosa fuori di testa.
figa rotolata! Andiamo avanti. Garmin al chilometro 110 ci dice che c'è un pericolo di livello 2. Sono loro il pericolo! Ma che carino! Uno dei punti ostici che ci avevano raccontato la sera prima è stato proprio una discesa malefica, e io ancora un po' detesto le discese. In quel momento poi le detestavo particolarmente. Una discesa dove si era creato un mega canale all'interno di questa strada, quindi bisognava scegliere bene, diciamo, quale tragitto fare. E a me succede che mi prende il panico, freno e ovviamente la moto mi cade. Mentre cerco di scendere, capire come rialzarla, cosa che, diciamo, non ci ho neanche provato a tirarla su perché era inclinata veramente male, in quel momento passa Luca Marco Tulli, lui in piedi sulla sua moto, si ferma avvicino a me e mi chiede: vuoi una mano ad alzarla? E io faccio sì, grazie, o forse non ho neanche risposto, adesso non mi ricordo, e lui con un braccio me la tira su. Bel posto per voi per stare. No, veramente... Sono una mano, figlio. Vai. Sì. Grazie. Mollo? Sì. E rimango basita. Io ero in piedi, cioè potevo impiegare tutto il mio corpo e quindi spingere sulle gambe, usare le braccia per sollevare la moto. Lui, con due dita, mi ha sollevato la moto. Veramente scioccante. Bisogna concentrarsi poco, fare poco i confronti con le altre persone che magari fanno questo di mestiere, anzi lui lo fa di mestiere, e sperare soltanto di uscirne vivi da questo percorso. Da lì in poi vado senza curarmi di
avere nessuna tecnica, assolutamente alcuna eleganza, riesco a finire il giro, come ho detto prima, lo completo interamente, senza tagli, e arriviamo al monastero di Saitria. Grazie. Vai, pian piano. No, vado così, vado così. Eccola la discesa bastarda. Grazie. Porca troia! Voi no, vero? No, tra 20 anni forse il roadbook per me. Vabbè, dai, poco per voi. Lì ognuno pianta la sua tenda e poi ci aspetta una cena di
tipica sarda con il porceddu. Si respira un'atmosfera particolare, tipica, grazie anche a una piccola band locale che ha suonato delle musiche tradizionali, e si arricchisce ancora di più il tutto con i racconti dei vari atleti, personaggi storici ci hanno raccontato episodi memorabili della Parigi Dakar. Plaisir e peu importe le résultat. Donc avec ton organisation, en fait, on a ça en course.